Ricky Riccardo Marcuzzo scrive ad Andrea Damante, il DJ risponde al cantante. Ricky scrive ad Andrea Damante, il DJ risponde al cantante dopo l'incontro della settimana scorsa. La settimana scorsa Andrea Damante e Riccardo Marcuzzo, in arte Ricky, erano apparsi insieme in una Instagram story spostata dall'ex tronista di Uomini e Donne. Poche ore fa i due si sono scambiati altri messaggi social. Molti fan, sia dell'uno sia dell'altro, si stanno chiedendo quindi che cosa stiano architettando l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi e il DJ veronese. Una collaborazione musicale? Oppure si tratta di una semplice amicizia? O ci sono altri piani da tenere segreti ed essere svelati solo in seguito? Sulla questione c'è ancora poca chiarezza. Sicura è invece la stima reciproca e il legame amichevole che i due giovani rampanti condividono. Non ci resta che andare a scoprire nel dettaglio gli ultimi scambi social tra i due e qualcosa in più su quello che sta bollendo in pentola. Andrea Damante incassa i complimenti di Ricky, sei il numero uno. Andrea Damante, di recente su Instagram, ha postato un video con una didascalia in cui ha espresso la sua concezione di vivere la vita. La concezione in cui una delle cose più importanti è viaggiare e vivere la propria vita nella sua pienezza. Un pensiero che è piaciuto a Ricky Marcuzzo che prontamente ha commentato il post, numero uno fratello. Damante ha subito ringraziato il cantante, restituendo il complimento, sei tu il numero uno, però c'è ancora da testare il calcetto. Dunque, dopo che l'ex tronista e l'artista di Perdo le parole si sono incontrati la scorsa settimana, rieccoli a sfiorarsi su social. Che ci sia in cantiere una collaborazione musicale. L'opzione non è da escludere. Si attendono ulteriori news. Damante e Giulia De Lellis, l'amore dopo il Grande Fratello VIP. E Ricky. Sul versante amoroso procede a gonfie vele la storia tra Andrea e Giulia De Lellis. Nemmeno il GF VIP, che li ha tenuti lontani per quasi tre mesi, ha scalfito il loro sentimento. Riccardo Marcuzzo invece continua ad essere single e a smentire i numerosi flirt che il gossip un giorno sì e l'altro pure gli attribuisce. Più volte ha dichiarato che in questo periodo ha la testa soltanto per la musica. Attenzione però, l'amore non si programma. Chissà che a breve qualcuna riesca a rapirgli il cuore e mandi all'aria i suoi propositi.